Dal 1789 al 1794, anno della morte di Robespierre, la Francia attraversa una stagione di cambiamenti radicali nota come Rivoluzione francese. Dalla trasformazione degli antichi stati generali in assemblea nazionale e dall'assalto alla fortezza della Bastiglia, simbolo del potere tirannico, gli obiettivi rivoluzionari si fanno via via più ambiziosi. Da monarchia costituzionale, lo Stato francese si trasforma con la seconda Costituzione del giugno del 1793 in una repubblica basata sui principi di uguaglianza, fraternità e libertà. Tale rinnovamento sfocia tuttavia in una svolta autoritaria, nota come fase del terrore. Certi della bontà della loro opera, i capi rivoluzionari, tra cui appunto Maximilien Robespierre, non esitano a stroncare con la massima determinazione ogni opposizione. Il 28 luglio 1794, però, un colpo di Stato elimina i leader più radicali, tra cui lo stesso Robespierre, e tenta di ricondurre il paese a un clima più disteso. È in questo frangente che un giovane e brillante ufficiale originario di Ajaccio, in Corsica, Napoleone Bonaparte, riesce a imporre la propria autorità, riportando l'ordine all'interno dello Stato francese e sconfiggendo ripetutamente i nemici esterni, ossia gli eserciti di sovrani assoluti che, vedendosi minacciati in patria dall'ondata rivoluzionaria che si stava propagando dalla Francia in tutta Europa, avevano dichiarato guerra alla Francia. Il 9 dicembre 1799, Napoleone Bonaparte, rientrato in Francia dopo una serie di vittorie nella penisola italiana, con un colpo di Stato instaura un nuovo governo composto da tre consoli. Nel 1804 si fa incoronare imperatore dei francesi e, pur detenendo di fatto un potere assoluto fino al 1815, egli mantiene tuttavia molti dei diritti civili conquistati con la rivoluzione, avviando un processo di modernizzazione dello Stato francese che riguarda soprattutto la legislazione e l'amministrazione pubblica.